Allora, sono Kuro Lili e vi do il benvenuto in un nuovo episodio di Pokémon Sole. C'è una cosa che ho scoperto che volevo farvi vedere. Ovvero, dando i fagioli ai nostri Pokémon, possiamo fare in modo che loro ci vogliano bene, nel senso. Allora, vi faccio vedere. Adesso col mio Mimikyu ho il massimo dei cuori, quindi non ci interessa per il momento. Ad esempio, prendiamo l'Icarrock. Facciamo cambia Pokémon. Ciao, l'Icarrock. Allora, come avete visto, mi mancavano un po' di cuori con lui. Se noi ragazzi andiamo a dare questo fagiolo qua, quello finale, quello arcobaleno, al nostro Pokémon, guardate cosa succede. Vedete? Ha istantaneamente guadagnato dei cuori. Vedete, prima erano, non mi ricordo se erano due o tre, però vedete, solamente dandogli questo fagiolo praticamente lui prende tutti i cuori con noi e quindi diventa amico nostro. Ed è un modo molto veloce per farli affezionare a noi. Vedete, adesso gliene do un altro. Vai lì, Carrock. Quando vi fa il doppio cuore, ecco, in questo modo, vuol dire che praticamente si è riempita tutta la barra dei cuori. E sapete che se hanno tutta la barra dei cuori piena, vuol dire che staranno a sentire i nostri comandi, spesso eviteranno le mosse e faranno molti colpi critici. Allora, il Confi. Il Confi è da sostituire, ne abbiamo parlato insieme nello scorso episodio e avete ragione, non ha senso tenerlo visto che comunque ho già il Ninetales che è tipo folletto. Quindi facciamo che questo Confi lo sostituiamo con il Toxapex. Quello che faremo oggi sarà andare a catturare il Toxapex. Naturalmente ragazzi sapete, vero, come prendere questi cuori arcobaleno? I cuori, i pokegioli arcobaleno. Per prendere i pokegioli arcobaleno dovete andare al Poke Resort. Dovete cercare di sviluppare al massimo l'isola, quella dove c'è l'albero da cui vi cadono i fagioli. E una volta sviluppata al massimo ne farete tantissimi di pokegioli arcobaleno. Con 3 pokegioli arcobaleno praticamente sarete in grado di portare da 0 cuori a 5 un Pokémon. Quindi appena lo prendete gli date 3 pokegioli arcobaleno e sarà il vostro migliore amico. Ora che quei Pokémon sono nostri amici andiamo a catturare il Toxapex, che si trova al percorso 9. Mi avete praticamente suggerito di arrivare al percorso 9, cercare di pescare un Corsola e col Corsola, quando il Corsola chiederà aiuto, apparirà un Toxapex. Praticamente per arrivare al percorso 9 più velocemente basta andare a Koni, andare verso il basso ed eccoci qui. Qui possiamo già provare a pescare un Corsola. Io naturalmente parto con Decidueye perché... come non abboccano? Parto con Decidueye perché mi serve falso finale per catturare il Toxapex. Il Toxapex, ragazzi, è assolutamente uno dei Pokémon più forti che si può trovare in Pokémon Sole. Quindi se non l'avete già fatto vi consiglio di catturarlo. Dai, ti prego, forza. Niente, wishy-washy. Mi è capitato di tutto, veramente. Il wishy-washy ancora mi mancava. Dai, se ho trovato il wishy-washy forse troverò anche un Corsola. Cioè, ho il Decidueye che ha fatto il livello 57 a forza di trovare Pokémon random. Sì, finalmente! Madonna, ragazzi, dopo 25 minuti. Sono 25 minuti che sono qua. Ero lì che guardavo l'orologio e dicevo, vediamo se ci metterò più di 40. Ok, allora, falso finale subito su Corsola. E aspettiamo che faccia apparire il Merani. Aspettavo di fargli più danno. Vabbè, dai, gliene facciamo un altro. Ok, vai, falso finale. Madonna, non mi sembra vero, ragazzi. Ci ho messo un casino. No, non devi usare l'infrescata, devi chiamare aiuto, esatto. Dai. Ok, continuiamo a temporeggiare, aspettiamo, facciamo... continuiamo a fare falso finale. Falso finale. Tanto non gli facciamo più niente. Però anche il corso la vorrei prendere, cavoli. Sì, ma non ci ho sbatti, sinceramente, di rimettermi lì ed aspettarne un altro, proprio per niente. Possiamo anche passare il turno e basta. Dai, forza, chiedi aiuto. Bravissimo. Dai. Ah, è arrivato un altro corso là. Mannaggia. Ok, dai, tiriamo giù quest'altro corso là con un pendifoglia. Dai, mi devi chiamare il Merani.
Ogni tanto magari posso anche switchare Pokémon, cambiare Pokémon. Nel senso, andare ad attaccare l'altro. Bravissimo Decidueye. Perché non è che ci faccia molto danno, eh. Ok, richiama aiuto di nuovo. L'altro Corsola. Vai, Fendifoglie, ormai li ho finiti. Cioè, per farvi capire quanti Pokémon ho pescato in tutto questo tempo. Dai. Cioè, per avermi fatto il 57 Decidueye a forza di 30, 40, 50 punti esperienza. Basta, Corsola! Io cambio Pokémon. Vai, uccidiamo questo e prendiamo l'altro Corsola. Ok. Magari quest'altro che chiederà aiuto sarà, non lo so, più fortunato. Non pensavo che fosse così difficile riuscire a farne spawnare uno, sinceramente. Cioè, credevo, non lo so, sembra quasi il farm dello shiny. Sapete che questo è anche il modo per farmare gli shiny, eh. In questo modo è molto facile, oddio. Si trovano gli shiny. Dopo circa una quarantina di Pokémon più o meno, c'è una buona probabilità che il Pokémon che vi esca sia shiny. Un giorno farmeremo anche quelli, così vi faccio vedere come si fa. Ragazzi, non sta chiamando aiuto, mannaggia lui. Siamo qua da 3 ore. Dai, forza. Dai, ti prego. Ah, no. Non ci credo. Oh, meno male. Madonna, ho usato una Ultra Ball per sbaglio. Perché stavo cliccando veloce e non me ne sono accorta che... Madonna santo, ho fatto doppia Y invece che fare doppia A. Perché stavo facendo veloce. Cosa stavo per fare? Cioè, poi mi ci voleva un'altra mezz'ora buona per beccare un altro Corsola. Devo stare attenta, devo stare concentrata. Chiama aiuto. Sì! Oh, finalmente! Meranie! Mamma mia, ragazzi. Finalmente il Meranie. Ok. Addio, Corsola. È stato bello. Per niente. Ci abbiamo messo un'eternità, ma va bene così. Addio. Addio, Corsola. Ecco. Oddio, abbiamo il Meranie. Pronti? Cioè, allora, voglio farvi vedere... Fiele punti, ok. Voglio farvi vedere falso finale quanti ne sono rimasti. Per farvi capire quanto siamo andati avanti. 24. Cioè vuol dire praticamente che mi sono spawnati 25 Pokémon. Anzi no, perché l'ho usato 2 volte con il primo, quindi 24 Pokémon. E non sto esagerando, eh. Cosa bodyguard? Olè, dai. Allora, io voglio utilizzare la rete ball. Vai, che è carina. No, che la rete, ho sbagliato. Volevo utilizzare quella d'acqua. Vabbè, va bene così, chi se ne frega. Non importa. È carina anche questa. E sarà la sua. E vai, abbiamo Merani. Volevo usare la sub ball, ma va benissimo così. L'importante è che l'abbiamo preso, sono contenta. Oh, guardalo lì, Merani. E lo sostituiamo subito con il Confi. Toxapex. Adesso partiamo. Cerco di farmelo subito, subito, amico. Da prendere subito confidenza. No, non gli diamo nessun soprannome. E lo aggiungiamo alla squadra al posto del Confi. Addio, Confi. È stato bello averti per, tipo, per un episodio. Oh, mamma mia, ragazzi, è stata durissima. Eccolo qua il Meranie. Andiamo a vedere le info. Eccolo qua, veleno, acqua. Natura ritrosa. È molto insolente, addirittura. Abbiamo un Meranie insolente. Allora, diamo subito un'occhiatina al nostro Meranie. E ciao, ciao Decidueye. E lui come al solito vuole le coccole tutte per sé, ma adesso dovrai... farti un attimo da parte. Ecco qua. Allora, come vi ho detto prima, partiamo subito dandogli i fagioli, quelli gli ultimi. Intanto voglio vedere che carino. È carino, eh. Ok. Allora, i fagioli, fagioli. Eccoli qua. Così ce lo facciamo subito, amico. Uno. Ecco qua. Già dovrebbe averci dato 2 cuori. Due. Adesso andiamo a vedere,
E 3. Così vediamo anche se da 0 con 3 pokegioli arcobaleno. Mi viene da chiamarli cuori perché hanno la forma di cuoricini, ma in realtà sono dei pokegioli. Vediamo subito se abbiamo 5 stelline. Sì, 5 cuoricini. Perfetto. Abbiamo già l'amicizia al massimo con il Meranio. Cos'è sto Pokémon che si avvicina così? Mi manca il Wailord. Questo lo catturiamo assolutamente. Vai. Ci prendiamo il Wailord. Visto che comunque sono tornata a Pony. Per far salire un pochino i miei Pokémon. Anche... Allora, con falso finale probabilmente non gli faremo un accidente, infatti. Però non posso usare Fendifoglia, perché ho paura di fargli troppo danno. Quindi vado avanti di falso finale, finché non riesco a catturarlo. Siamo tornati a Pony per andare avanti con l'avventura. Però prima devo far salire un pochino i miei Pokémon. Specialmente il Toxapex mi si deve evolvere. Vai, Wailord. A sto giro cercheremo di usare la Sub Ball, che è la Sub Ball e non la Rete Ball, che non c'entrava niente. Che è per Pokémon di tipo coleottero. Ok, Sub Ball, grazie. Eccola qua. Come ho fatto a confonderle non lo so. Vabbè, ragazzi, sono io. Se non faccio cavolate non sono io, quindi. Ok, e abbiamo preso il Wailord che mi mancava. Che bellino il Wailord, è troppo carino. Prima o poi mi piacerebbe usarlo perché è bellino. Insomma, non è che dobbiamo sempre usare i Pokémon solo perché sono forti. A volte li usiamo solo perché sono carini. Io devo ammettere di essere sempre combattuta dall'utilizzare Pokémon carini o Pokémon forti. Di solito nella mia lista vincono i Pokémon forti, però anche i Pokémon carini... Ad esempio, diciamoci la verità, Ninetales è nella mia squadra perché è un Pokémon carino. Mimikyu, stessa cosa. Poi ho scoperto che erano anche molto forti. Però diciamo che è stato un caso, altrimenti erano lì solo perché erano carini. Secondo me con un Fendifoglia lo spazzo via. Immaginavo. Cioè il mio Decidueye è diventato una cosa indecente. È diventato veramente forte. Ma più che altro perché ho sempre... sto usando praticamente quasi solo lui, quindi... Si è potenziato un bel po'. Gastrodon! Questo mi manca! Ero in giro che stavo livellando un pochino i miei Pokémon. Questo qua mi manca, lo prendiamo. Dai, ok. Vai, subito falso finale. Purtroppo, ragazzi, finché non trovo un'altra macchina tecnica per falso finale, non posso cambiare il mio Pokémon principale. Perché ovviamente cioè questo mi serve per catturare altri Pokémon. Quindi devo trovare un altro Pokémon con falso finale. A meno di non mettermi lo Snorlax nel party. Ma preferisco il Decidueye. Mamma mia, bellino il Gastrodon. Vai, continuiamo di falso finale. Cercando di non fargli troppo danno. Ok, Fanghiglia. E proviamo a prenderlo con una Ultra Ball. Allora, Shikex. Eccolo qua, Ultra. Vai, prendiamo il Gastrodon. Come vi ho detto nello scorso episodio, ragazzi, il mio obiettivo in questo momento è di completare il Pokédex. Quindi finire la storia e completare il Pokédex. Ci vorrà tanto, ma lo faremo. Poi ci metteremo a farmare Shiny. Ci saranno un sacco di cose da fare. Cercheremo di fare Pokémon con gli EV perfetti, quindi avremo bisogno del ditto. Ancora lo devo andare a prendere il ditto, so dove si trova, però lo devo andare a prendere. Dovrei aver sconfitto tutti gli allenatori, vediamo. Wow, hai battuto tutti gli allenatori di questa zona. La tua resistenza non è male e neanche la tua concentrazione. La mia squadra è resistente e concentrata. Ha anche il Focal Nastro, che dici? Vuoi sfidarla in una lotta? Sì. Facciamo subito. Proprio quello che volevo sentire. Fammi vedere come te la cavi. Prepariamoci a una bella sfida di resistenza e di concentrazione. Perché ho idea che questa tizia abbia dei Pokémon molto forti? No, più che altro perché se lei è la più forte allenatrice, ne ha 4. Se lei è l'allenatrice più forte del percorso, considerando che gli altri sono stati abbastanza forti. Ok, parte con Oricorio. Io vado di Decidueye. Anche se, dobbiamo sbrigarci a tirarlo giù perché questo Oricorio qua mi fa male. Ecco, andiamo subito di spinnata, vai.
Non posso usare fendifoglia perché non gli faccio niente. Fatto malissimo. Vai, un altro spennata e l'oricorio lo mandiamo a casa. Dopodiché cambiamo Pokémon assolutamente. Ok. Me lo immaginavo che sta tizia sarebbe stata forte. Nel frattempo Merani fa livello 31. Ancora non possiamo usarlo troppo presto. Allora, userà un altro oricorio. Noi usiamo... Userei l'Icarrock quasi quasi. Andiamo di Salazzle. Dai. Che è molto veloce e di solito mi dà tante soddisfazioni. Vai Salazzle. Mi manda Orico. Ok, perfetto. Vai Salazzle, partiamo di lanciafiamme, facciamo subito un sacco di danno. Tanto dovrei essere comunque più veloce, perché Salazzle già di base è molto veloce. Bel danno. Ai ai ai, la strampadanza. La strampadanza ci confonde. Ok, dai. Allora, utilizziamo un altro lanciafiamme. No, bravissimo. Bravissimo, Salazzle. Lanciafiamme è una mossa potentissima, veramente. Fa un danno bestiale. Ok. Allora, adesso vediamo. Ci manderà un altro oricorio. Probabilmente avrà tutti i tipi di oricorio. Sì, si manda sempre lui. Cambiamo Pokémon e mandiamo Mimikyu. Vai, Mimikyu. Anche perché è la prima volta che lo uso con 5 cuori e voglio vedere come si comporta. Ok. Allora, partiamo di palla ombra. Vai palla ombra, Mimikyu. Buon danno. Lui usa etere lama, ma non ci interessa, non ci farà danno perché abbiamo la passiva di Mimikyu. Devo pompare assolutamente la difesa del mio Mimikyu, perché come vi dicevo nello scorso episodio, Mimikyu è un Pokémon fortissimo, uno dei più forti di Pokémon Sole. Ed è... bisogna puntare sulla sua difesa. Ok, anche questo ricordo l'abbiamo mandato a casa. Il mio Mimikyu sale. Bravissimo Mimikyu. Ah, carineria. Ma sinceramente no. Chi la usa attacca al bersaglio con delle carinerie. Può anche ridurne l'attacco. Ma magari possiamo usarla al posto di Mimica. Però Mimica... non è male come mossa Mimica in realtà. Magari al posto di Finta, che non utilizzo praticamente per niente. Però ho già delle mosse di tipo folletto. No, dai. Allora, andiamo con... sostituiamo il Finta. Carineria non è male come attacco. Attacca con delle carinerie. Ok, Merani 32. Mi manda un altro ricorio e noi le mandiamo il Ninetales o l'Icarrock. Le mandiamo il Ninetales. Vai. Molto molto veloce anche l'Icarrock. Allora, ho preferito... non vi ho spiegato. Ho fatto un ragionamento nella mia testa ma non ve l'ho spiegato. Ho preferito sostituire la mossa di tipo buio che avevo... voglio provare potere Z, che ancora non l'ho mai usato. Ah, però è salvaguardia Z, non facciamo niente. Vai, gelo raggio. Dicevo, ho preferito sostituire la mossa buio che avevo sul mio Mimikyu, perché ho già un paio di mosse di tipo buio sul mio Licarrock. Ne ho due di tipo roccia e due di tipo buio. Quindi comunque non rimango senza. Non mi fare strampadanza, mannaggia, questa è colpa mia. È colpa mia perché devo sempre partire con il salvaguardia e invece non lo faccio mai, che sono una babba. Salvaguardia, ecco, infatti mi sono meritata questo colpo. Il salvaguardia permette al Ninetales di non subire nessuna modifica dello stato. E adesso ormai siamo confusi. Ah, non è più confuso, bravissimo. Bravo il mio Ninetales. Ok, salutiamo l'oricorio. L'avevamo attaccato con una precisione chirurgica, era rimasto veramente con pochissima vita. Mi dispiace, Carmen. Eccezionale, stupendo! La tua squadra è davvero resistente, complimenti anche per la concentrazione. Prendi questo, ti aiuterà a migliorare ancora. Grazie per il focal nastro.
Ok, potrei raggiungere il massimo livello in assoluto di resistenza e concentrazione. Ok, speriamo di non dover affrontare nessun altro. Perché voi ragazzi non lo sapete, ma in realtà questo gameplay sta andando avanti da più di 2 ore. Voi non ve ne accorgerete, ma sono più di 2 ore che sto registrando. Che bello rivederti, Mazdale. Sembri in ottima forma. Ciao, Mads. Ah, gli allenatori sono davvero tosti. Non solo affrontano una difficoltà dopo l'altra, devono anche sopportare il rischio che i loro Pokémon restino feriti. Che i loro Pokémon. Lilian, ne è passato di tempo. Vedo che hai portato anche Lilia. Ciao, Api. Sono felice di rivederti. Hai qualcosa di diverso? Non so. Sembri più sicura di te. Sì, finalmente ho capito cosa devo fare. Ce la metterò tutta. Oh beh, allora continua così, Lilia. Con la diligenza che ti contraddistingue. Anzi, a pensarci bene, la chiamerei proprio Liliagenza. Dopo questa, Api, devi andare nell'angolino della vergogna. Dimmi, Api, per caso conosci il Kauna di quest'isola? Il Kauna dell'isola? Non c'è nessun Kauna, Pony. Eh? Com'è possibile? E adesso che facciamo, Lilian? Intanto potreste venire con me al tempio. Non dovrebbero esserci problemi. In fondo, tu hai anche affrontato quel Pokémon un po' strambi. Ma carini, arrivati da quel varco nel cielo. Allora è deciso, andiamo. Lilia, vieni anche tu. E Dale intanto che scalcia, si fa i cavoli suoi. Dobbiamo seguirla? Immagino di sì. Lilian, dobbiamo andare. In fondo gli allenatori non vanno sempre in cerca di avventure. Aspettate! Chi è? Ah! Lei urla, ma poi non riconosce nessuno, fa come l'altra volta, che fa tipo... Oh! Come se avesse visto qualcuno che conosce... esatto, da una vita. Chi è lei, scusi? Oh, oh, oh! Sono la nonna di Api. Siete sue amiche? Sì. Oh, oh, oh! Finalmente quella ragazzina è riuscita a farsi degli amici. Girando per le isole si fanno tanti incontri e si conoscono tante persone. Ragazze, se state andando al tempio, ho qualcosa che potrebbe esservi molto utile. Dammi un attimo il tuo chiamapassaggio. Cosa mi sta dando? Ma veramente? Ma seriamente? Ma non ci voglio credere. Cioè, ho un Machamp tutto mio. Ma questo mi serve per distruggere i sassi, immagino. O no? Ora potrete sgombrare il vostro cammino dagli ostacoli. Buona fortuna, ragazze. Sì, raga, mi sa... Avete presente quei blocchi bianchi che non potevo distruggere? Api è andata al tempio del passaggio. Andate dritte lungo il sentiero e arriverete in una zona chiamata Scogliera di Pony, dove il terreno ha un colore più scuro. Proseguite lungo la costa e troverete il tempio. Grazie mille per le indicazioni. Ma veramente. Il tempio del passaggio è la dimora dei Pokémon, protettore di Pony, Tapu Fini. Su, andiamo. Ma quindi io devo andare dentro ai vari templi poi per prendere i Pokémon quelli leggendari. Mi sa proprio. Prendiamo un pezzettino della teca e voilà. E direi ragazzi che concludiamo qui questo episodio perché, come vi ho detto, ho registrato per parecchie ore. Quindi salviamo, così salvo tutti i progressi fatti finora. E ci vediamo al prossimo. Grazie mille per aver guardato. Alola!